Olearia Manfredi, un secolo di esperienza nella produzione di olio extravergine d'oliva e nella distribuzione di prodotti agroalimentari. Vieni ad assaporare i nostri prodotti alloggiando nell'agriturismo di Casa Manfredi, in località Buda, svincolo San Mango d'Aquino. Puoi ordinare direttamente dal nostro centralino chiamando il numero 0968 96007 oppure 0968 96596. Premac Laboratorio Prove su Materiali, fondato nel 1986 dall'ingegnere Giuseppe Mascaro, offre servizi di sperimentazione nel settore civile, prove su materiali e sulle strutture. La Premac garantisce l'affidabilità dei risultati ottenuti attraverso l'impiego di strumenti innovativi. Premac, Viale Santuario di Dipodi, Feroleto Antico, telefono 0968 45 38 48, email info@premac.it. Basta con la migrazione sanitaria. Finalmente anche al sud è prossima l'apertura di un centro per la cura dei disturbi dell'alimentazione. La struttura si trova nella splendida cornice di Santa Domenica di Ricadi Tropea, di fronte alla stazione. Vanta spazi funzionali ed accoglienti, anche per attività all'aria aperta, in un clima di tranquillità e riservatezza. Il percorso di cura è affidato ad un team formato da professionisti qualificati e specializzati. Ogni nostro paziente beneficia di programmi intensivi e personalizzati, calibrati sulle sue esigenze mediche e psicologiche. Mediterraneo è una collana sul mare, come il mare si muove dentro e non sai bene dove. È una donna libera e no, non la puoi tenere, come marinai ti può sfuggire quando vuole. Mediterraneo è l'arte degli artigiani e mia madre che ha visto bucanieri e saraceni. Più antica di Roma e nemmeno Roma la tenne nel sacco. E la storia d'Italia magari vista dal di sotto, o forse una nave che non prende porto ancora. Mediterraneo vola, Mediterranea, 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 la storia che si fa vita, sta nei vicoli bui, ogni pietra scolpita. Mediterraneo è un eroe sul delfino, un irlandese che diventerà patrono, terra di Paisello, Federico e dei D'Aquino, è un ponte sul mare fra il tuo cuore e il mio cuscino. Salve cari amici di Sottosopra, benvenuti alla nona puntata. Saluto cordialmente e molto calorosamente i nostri 7 telespettatori abituali, perché c'è mia sorella, mio cognato, mia mamma, le due nonne di Maria Grazia e i genitori, quindi li ringrazio in maniera particolare. Chiunque voglia partecipare a Sottosopra può contattarci ai numeri so in sovrimpressione oppure scrivere una mail a sottosopratv@gmail.com. Stiamo ricevendo parecchie notizie, parecchie telefonate e di questo vi siamo grati, perché è grazie a questo che possiamo andare avanti con il vostro contributo. Benvenuti alla nona puntata di Sottosopra. Al contrario di come ha detto Franco, non sono solo 7 i telespettatori del nostro programma, bensì più di 7, anche perché se riceviamo le vostre mail è anche grazie a voi che da tutta la Calabria ci guardate. Oggi abbiamo come primo ospite l'avvocato e sindaco Amedeo Colacino, sindaco del paese Motta Santa Lucia. È un paese molto piccolo del territorio calabrese, un paese di circa 1000 abitanti, quindi sindaco, avvocato, riscontra dei problemi per un centro così piccolo del territorio calabrese? Beh, certamente nei piccoli centri si ha un contatto più diretto con la cittadinanza e quindi i costi dei servizi sono più onerosi rispetto ad un grande centro. Però da poco tempo, da qualche mese, abbiamo costituito l'Unione dei Comuni, dove fa parte il mio comune, Motta Santa Lucia, assieme a Conflenti, Martino Lombardo, Falerno, Gizzeria e Nocera, andando ad unificare appunto i servizi tra questi territori, progettare insieme
E poi l'Unione dei Comuni prevede anche, come dire, delle priorità di finanziamenti nazionali, europei e regionali per i comuni, appunto, che si mettono insieme costituendo l'Unione dei Comuni. E si sta portando avanti assieme la progettazione europea, per risolvere il problema, quindi dalla scuola, alla costituzione di due unici plessi scolastici, uno sulla parte del mare che abbraccia. Andrà ad abbracciare i comuni di Palermo e Gisseriano Coeli, uno sulla Valle del Savuto che andrà a abbracciare Motta Santa Lucia, Martignano Lombardo, Conflenti e altri centri. Non solo, quindi un unico diciamo, ufficio di segreteria, un unico responsabile dell'ufficio tecnico. Questo significa andare a tagliare i costi e a rendere migliori i servizi. Abbiamo insieme costituito un'unica isola ecologica. Il mio paese, per esempio, per quanto riguarda la differenziata, è stato classificato il terzo in Calabria. Quindi di questo ne vado orgoglioso, ma soprattutto ringrazio i cittadini che hanno la pazienza di andare a differenziare. Questo significa dei risparmi e quindi significa anche non trovarsi le strade invase dalla spazzatura, soprattutto nei periodi estivi, magari quando abbiamo quindi un minimo di turismo o comunque insomma di emigrati che ritornano quindi nel proprio paese Quindi è natio. un bel esempio di raccolta differenziata, così come vengono belli esempi dalla Calabria. Ma Sindaco, noi ovviamente come tutti sappiamo che sei stato oggetto di alcuni attentati, diciamo, in verità la tua macchina, mi pare per 3 volte, per questo noi ti manifestiamo tutta la nostra solidarietà. Ma ecco, perché il sindaco di un paese come Motta Santa Lucia viene fatto segno di questi pensieri, di questi attentati? Ma da noi in Calabria, al sud, fare il sindaco significa sforzarsi 2 volte rispetto ad un sindaco, ad un amministratore del nord, perché bisogna soprattutto scontrarsi con quella che è, la cultura del sociale, la cultura dell'istituzione, che da noi purtroppo ancora manca. Non è la generalità, però una grossa fetta di percentuale della popolazione. E da subito, diciamo, io ho intentato un discorso di legalità, quindi andare a far pagare a tutti i cittadini, quindi, i tributi. C'erano alcuni cittadini addirittura che non pagavano i tributi da 9 anni. Si è fatto quindi una politica di prevenzione sul territorio, andando a rilevare subito gli abusi edilizi, le occupazioni di strade comunali, di suoli comunali. E si sono de denunciati anche dei disservizi per quanto riguarda l'assenteismo dei dipendenti, altri servizi sanitari, e di questi ci sono tutti, per il momento vi sono dei giudizi pendenti che andranno ad accertare o meno la responsabilità di queste persone. E certamente questo non è stato, diciamo, preso benevolmente da parte di alcuni soggetti che hanno la mente criminale, perché a Motta non c'è un'organizzazione criminale, non c'è mafia, non c'è delinquenza, ma dei soggetti con la mente criminale sì. E quindi, insomma, vi è stata, a mio avviso, una reazione, verso questo modo nuovo di amministrare l'insegna della legalità. Certamente questo ha costituito, come dire, non solo dei danni patrimoniali alla mia famiglia, ben 3 autovetture, solo le ultime erano coperte di assicurazioni per atti vandalici, ma anche una sorta di tensione in famiglia, da parte di mia moglie, mia figlia, insomma, mia mamma, e anche diciamo, sul territorio. Certamente le forze dell'ordine stanno lavorando, ringrazio loro, la magistratura per quello che sta facendo, ma un grosso esempio lo abbiamo dato assieme ad altri sindaci a Roma, ci siamo fatti ricevere dal vice ministro Bubbico proponendo allo stesso quindi una maggiore attenzione verso gli amministratori.
In realtà di questo il governo si stava già interessando, vi è stata costituita una commissione proprio specifica per gli atti intimidatori agli amministratori, dove il presidente è una lamedina, la senatrice Doris Lo Moro. E da questi studi è emerso che in Italia solo nell'ultimo anno ci sono stati 1.300 attentati ad amministratori, quindi è un fenomeno diffuso e va da nord a sud. Certamente la Calabria è al terzo posto, ahimè, quindi dopo la Sicilia e la Puglia, però non, al nord non è meno diffuso questo Beh, fenomeno. insomma, ci vuole coraggio anche per fare il sindaco, quindi ci complimentiamo con Amedeo Colacino e con tutti quei sindaci che stanno in prima linea, ma ormai tutti i sindaci stanno in prima linea. Quindi direi che possiamo passare alla Costituzione a questo punto. Articolo 13 della Costituzione. La libertà personale è inviolabile. Non è messa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore dall'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone, comunque sottoposte a restrizione di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Nei minimi dettagli la cosa, approfittiamo dell'avvocato Colacino per dire proprio un minuto, due parole su questa cosa. Ma forse io per la libertà posso portare l'esempio dell'intervento di prima, perché in Calabria un sindaco, ed è anche il mio caso, non è libero di comprarsi una macchina, di parcheggiare la macchina davanti a casa. Sembra un'assurdità, ma non vi è la libertà della serenità familiare, cioè chi amministra in Calabria, nel sud, non ha la libertà della serenità familiare e cittadina. Io porto un esempio, l'altra notte, avendo parcheggiato vicino casa, mi ha chiamato un vicino di casa dove la figlia alle 2 di notte piangeva perché aveva paura che mi venisse incendiata per la quarta volta la macchina. Allora ecco, viene sottratto quello che sono la minima libertà di serenità e del vivere civile in Calabria. La Calabria, purtroppo, amministrare in Calabria significa anche questo. Beh, insomma, questo articolo che in pratica ravvisa la necessità che sia la magistratura a limitare la libertà personale, però a volte non è la magistratura, ma sono altri soggetti che limitano la nostra libertà personale e noi ci dobbiamo tenere un po' di più alla libertà personale. Direi che è il Il momento. momento della nostra prima rubrica, articolo 3, vogliamo ricordare che cosa viene citato nell'articolo 3 della nostra Costituzione, cioè la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge da parte di tutti i cittadini e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. Quindi adesso partiamo con la prima rubrica, articolo 3. Esiste il razzismo antimeridionale? Sì, esiste anche, come dicevamo prima, quello tra i meridionali stessi o i meridionali che sono emigrati al nord e hanno questo razzismo per i meridionali. Anche tra i meridionali stessi emigrati al nord. Da sempre è esistito. Oggi è lo stesso razzismo che una volta era soltanto per i ragazzi meridionali che andavano a lavorare nel nord, adesso esiste con i paesi del terzo mondo, diciamo così, Libia, Siria, tutto questo macello che sta succedendo in questi giorni. Esiste da 200 anni. Forse un po' prima anche dell'Unità d'Italia c'era quel qualcosa, ma con l'Unità d'Italia c'è stato il boom, perché il calabrese è stato etichettato come il male puro, come la Calabria e la Calafrica. Esiste da 150 anni almeno, anche se ora si sta trasferendo un pochettino verso i nuovi migranti, magari gli africani o dall'est Europa. Esiste ed esiste anche tra i meridionali stessi. Esiste, persiste. Cari
Cari telespettatori, siamo alla nona puntata. Il nostro primo ospite, per chi si è sintonizzato adesso sulla nostra trasmissione, è l'avvocato e sindaco Amedeo Colacino. Adesso vogliamo rivolgere la domanda: esiste effettivamente il razzismo antimeridionale? Beh, a mio avviso esiste tutt'oggi ed esiste soprattutto sui mezzi di informazione. C'è una La Calabria è uguale al nord solo sulla cronaca, però per altre battaglie di carattere culturale, per altre notizie, cioè a mio avviso c'è una forma di razzismo nei confronti del meridione, che è visto solo e solamente per i fatti di cronaca, non viene esaminato negli altri aspetti. Eppure, voglio dire, il Sud ha esportato sempre cultura, cioè, ricordiamo che prima dell'Unità d'Italia, prima del 1861, il Sud era il vero nord d'Italia, dove l'occupazione era zero, dove vi erano le prime, ferrovie, ricordiamo quella di Napoli, le prime ferriere di Mongiana. Quindi voglio dire, la Calabria ha una storia, ha una sua tradizione, ma esistono anche, a mio avviso, delle forme di razzismo da parte del governo centrale, che dà migliori e più finanziamenti ai servizi del nord e non al sud. È pur vero che nel nord vi è anche una popolazione proporzionalmente maggiore, che solo la Calabria vanta una popolazione inferiore alla sola città di Roma. Però voglio dire, qui subentra anche un diritto da parte del cittadino, cioè anche al sud si pagano gli stessi tributi, le stesse tasse che paga un cittadino del nord. Però in cambio, da parte del governo centrale, abbiamo questa forma di razzismo nei confronti del sud. Si parla sempre di politica di mezzogiorno, ma in realtà non si vede nulla. Si pensa alla linea ferroviaria della parte ionica, dove si è ancora rimasto ad un unico binario. Si pensi, per esempio, alla strada della morte, la famosa 106, mentre assistiamo al nord, a Milano, a 3 autostrade, 4 autostrade, a 4 corsie, quindi non la corsia di emergenza come si sta attuando da circa un anno, due anni qui in Calabria. Quindi, a mio avviso, ancora oggi c'è questo razzismo. C'è il razzismo anche da parte della gente del nord, che vede sempre il meridionale come il delinquente, come il mafioso, come il 'ndranghetista. Eppure, se si va a guardare all'interno delle strutture ospedaliere, delle università, degli uffici pubblici, cioè i maggiori dirigenti e la forza di traino sono proprio la gente meridionale, la gente del sud. Sì, a questo proposito, sindaco, ti vogliamo proporre un'intervista che abbiamo fatto a una persona che tu conosci sicuramente e che probabilmente di razzismo se ne intende, di razzismo antimeridionale. Prego. Sono Domenico Iannantuoni, sono il presidente del Comitato Non Lombroso, la cui, diciamo, formazione nasce sostanzialmente nel 2010, proprio a ridosso dell'apertura, loro dicono, quelli dell'università, ossia del museo, la riapertura del museo Cesare Lombroso, ma in realtà fu l'apertura nel 2009. Un'apertura che avvenne, secondo noi, secondo crismi assolutamente inaccettabili, con un finanziamento dell'Università degli Studi di Torino globale di 5.500.000 euro. Una parte di questi soldi, una gran parte, ritengo, andarono per la ricostituzione della raccolta di Cesare Lombroso. Una raccolta che è fatta sostanzialmente di resti umani. Ce ne sono circa 900 tra crani e alcuni scheletri completi. E il Comitato nasce come esigenza di rivolta ad una azione che le medesime istituzioni avrebbero dovuto bloccare. La stessa Università degli Studi di Torino avrebbe dovuto porsi la domanda: ma che senso ha riaprire di nuovo un museo che tutto sommato fa poi l'apologia di chi? Di Cesare Lombroso, una persona che noi consideriamo uno pseudoscienziato. Noi del Sud, io sono del Sud, sono nato a Casanova Monterotaro,
siamo più sensibili, ma abbiamo nel nostro comitato centinaia di testimonianze di arti, mestieri e professioni, abbiamo diverse migliaia di sottoscrittori, abbiamo raggiunto le adesioni di oltre 140 città di tutta Italia. Abbiamo Cosenza, ma abbiamo Lecco, abbiamo Catanzaro, ma abbiamo Opera. E quindi queste 140 città che cosa testimoniano? Testimoniano una repulsione ad una idea che possa rifarsi una apologia di Cesare Lombroso. Ma il museo è stato dedicato a Cesare Lombroso, si chiama Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso. E già questo ci dice sostanzialmente tutto. 100 città contro il Museo Lombroso, la barbarie della falsa scienza nella costruzione delle due Italie. Questo è un libro appena uscito, un memoriale, devo dire, del Comitato, che è utile per comprendere un percorso lungo circa 6 anni che ci ha visti impegnati contro il Museo Cesare Lombroso, che è nato a Torino nel novembre, il 27 novembre del 2009, e noi siamo partiti subito perché insieme ai nostri amici, insieme all'avvocato Bozzelli, ci siamo mossi con indignazione appunto verso questa riapertura. Noi non sapevamo che ci fossero tutti i resti umani che effettivamente poi abbiamo visto con i nostri occhi, oltre 900. E per cui fu come una doccia fredda. Allora iniziammo in quei mesi una lotta acerrima contro l'Università degli Studi di Torino, che è la proprietaria del Museo Cesare Lombroso. Abbiamo fatto anche un'azione giudiziaria che ci ha visto vittoriosi, perché l'ordinanza di primo grado a nostro favore. Tuttavia, con l'Avvocatura di Stato, la Università degli Studi di Torino ha fatto una richiesta di sospensiva che è stata normalmente accordata dal Tribunale di Catanzaro. Che cosa racconta? Racconta tutta la verità. Racconta quello che noi siamo stati come Comitato Tecnico Scientifico Lombroso, partiti effettivamente anche da movimenti meridionali, come è stato e come è scritto nel libro, ma fino ad arrivare ad una costituzione piena, trasversale e totale dello stesso Comitato. Oggi questo Comitato ha raggiunto oltre 140 città che hanno aderito, migliaia e migliaia e migliaia di sottoscrittori e diverse centinaia di testimonianze, arti, mestieri e professioni. Con questo libro noi speriamo di anticipare quanto accadrà nella discussione della sospensione il 5 aprile del 2016. Insomma, cari telespettatori, in occasione del 150° dell'Unità d'Italia, lo Stato italiano non ha trovato di meglio che finanziare la riapertura del Museo Lombroso, dove sono oscenamente ostentati i resti di molte persone, di molti combattenti, i crani che furono all'epoca trafugati proprio per gli studi del Lombroso. E viene assunto questo museo, diciamo, come paradigma proprio del pregiudizio e del razzismo antimeridionale. Quindi, caro Sindaco, cioè, tu come la vedi da questo punto di vista? Mi pare che fai parte anche tu del Comitato Non Lombroso. Sì, io sono un socio fondatore del Comitato Non Lombroso assieme al nostro presidente Gian Antoni e quindi anche altri storici di tutte le parti d'Italia. Questa battaglia culturale è partita nel 2010 proprio dal comune di Motta Santa Lucia, dove abbiamo proposto quindi una delibera affidando un incarico di chiamare in causa proprio l'Università di Torino e quindi il Museo Lombroso e la stessa città di Torino per la restituzione dei resti mortali del nostro concittadino. Ricordiamo tale Giuseppe Villella, questo concittadino che è assurto agli onori della cronaca del Lombroso, perché il Lombroso, che ricordiamo era un ufficiale medico che scese qui a seguito dell'esercito piemontese nel 1861, era uno studioso, quindi uno scienziato, e quindi attraverso lo studio del cranio del Villella scoprì la cosiddetta fossetta occipitale. La presenza di questo fossetto occipitale per lui costituiva una delinquenza naturale, quindi un modo naturale biologico del delinquere.
Ecco perché l'importanza di questo, diciamo, di questo Giuseppe Villella. Giuseppe Villella era un contadino di Motta Santa Lucia che fu coinvolto, insomma, ecco, in alcune battaglie, come dire, a difesa delle proprie terre, e che fu catturato espatriato quindi al nord, e poi Lombroso prese questo cranio per studiarlo. Come dire, questo avvenimento, cioè il comune di Motta fa causa all'Università di Torino e di conseguenza al Museo Lombroso, è una ribellione sostanzialmente al pensiero dominante. Eppure questa causa continua, nonostante in primo grado diciamo, il Comune di Santa Lucia ne sia uscito vincente, sia stato ordinato proprio la restituzione del cranio, ma ne parleremo estesamente nell'altra prossima nostra rubrica. E quindi il razzismo antimeridionale, cara Maria Grazia, è sempre in agguato. E adesso sottoponiamo ai telespettatori quest'altro parere, sempre di Domenico Iannantuoni. Vediamo cosa ne pensa. Cari amici calabresi, mi è stata rivolta la domanda riguardo all'antimeridionalismo, se esso esiste ancora o meno in Italia. Purtroppo, non solo per la recente apertura del Museo Cesare Lombroso, che evidentemente ne fa l'apologia dell'antimeridionalismo, ma è chiaro che purtroppo la teoria delle due Italie e quanto Cesare Lombroso riuscì a comporre nei suoi testi e in tutti i suoi convegni, ebbe anche un momento di grande successo in Italia, ha costruito quindi la teoria delle due Italie. In questa teoria delle due Italie noi possiamo asseverare che sicuramente ancora oggi esiste l'antimeridionismo. Il meridione fino al 1938 era considerato una provincia acquisita, possiamo dirlo apertamente. La conquista dovuta ai fatti successivi al 1860 ha riproposto fenomeni, diciamo, di colonizzazione che lasciano intravedere sicuramente una riduzione a colonia definitiva del Mezzogiorno. Quindi la risposta è assolutamente sì. L'antimeridionalismo c'è, chi è venuto al nord lo ha scoperto perché non si affittava ai meridionali. Abbiamo superato dei periodi molto critici nel secondo dopoguerra, ma l'antimeridionalismo c'era anche nel 1861, 62, 63. Abbiamo vissuto una emigrazione epocale. Nessun altro popolo del mondo ha subito l'emigrazione che ha subito il Mezzogiorno d'Italia. E perché questa emigrazione? Obbligante o emigrante? Cioè o una resistenza a oltranza ad una annessione violenta che portò veramente tantissimi morti, chi dice centinaia di migliaia, chi dice comunque qualcosa di meno, ma sicuramente furono tantissimi. Nella costruzione del concetto delle due Italie, Cesare Lombroso si incastra, si incunea in modo, devo dire, molto furbo, molto sagace, e quindi costruisce una teoria che è quella della minorità definitiva del Sud. Che altro dire? C'è poco che possiamo aggiungere se non combattere in questa fase, perché il Museo Cesare Lombroso è stato riaperto nel 2009, nel novembre del 2009, loro dicono che naturalmente non hanno nessuna velleità di carattere razzista nei confronti del Mezzogiorno. Noi sappiamo che non ci sono solo persone, uomini, donne, bambini, vecchi del Mezzogiorno, ci sono persino soldati della Battaglia di Custoza, ci sono una quantità di personaggi incredibile, però ci sono centinaia anche di meridionali e di teste di meridionali che venivano appunto trasferite a Torino per la loro, diciamo, ispezione. Bene, adesso continueremo a parlare di Cesare Lombroso e Giuseppe Villella nella nostra seconda rubrica di oggi, Storie nascoste. Chi erano Cesare Lombroso e Giuseppe Villella? Conosco Lombroso, che era un antropologo che faceva degli studi sui meridionali, dicendo che per colpa del nostro cervello, che era un po' allungato, disse che eravamo dei delinquenti nel nostro DNA, quindi diciamo una persona un po' particolare e incredibile nelle sue decisioni, ed è strano che
venne preso in considerazione. Forse dei al cognome Villella dovrebbe essere un calabrese della zona del Catanzarese, sicuramente. Però chi sono non lo so. Non li conosco. Il primo credo sia un antropologo, il secondo non lo conosco. Cesare Lombroso era, o meglio, lui si classificava come antropologo e studioso del corpo umano e dell'eugenistica. E quindi lui aveva fatto questi studi senza ovviamente basi scientifiche, secondo cui in base al naso, alle orecchie, alla distanza degli occhi, tu calabrese eri un malvivente, quindi per forza dovevi morire. Tra le sue ricerche aveva questa, diciamo, opzione di prendere le teste dei suoi malcapitati, diciamo cattivi, come lui giustificava, per studiarle. E quindi hanno creato pure un museo a Torino, se non ricordo male, dedicato ai suoi studi, con teste mozzate che secondo lui classificavano i calabresi così, come male, perché c'ha un naso più prominente, come qualche tratto somatico greco, così. Noi eravamo il male per questo. Su Villella salto perché non lo conosco, su Lombroso lo definirei l'uomo medio italiano per eccellenza, un cretino. Conosco Cesare Lombroso, fu questo antropologo che praticamente per un suo studio disse che quelli che nascevano nel sud semplicemente la loro fisionomia erano delinquenti, quindi insomma eravamo destinati, però non conosco il secondo. Ci troviamo in studio con l'avvocato e sindaco di Motta Santa Lucia, Amedeo Colacino. Bene, avvocato, lei prima ha citato il suo compaesano Giuseppe Villella e avete denunciato a causa della presenza del cranio del vostro compaesano nel Museo Lombroso, sia il museo che la città di Torino e l'Università di Torino. Com'è nata l'idea? Sì, è nata nel 2010 da parte della giunta comunale da me presieduta, ma non solo fino a se stesso per la restituzione dei resti mortali del Villella, ma attraverso questa delibera, insomma, si è voluto anche divulgare una rivisitazione storica di quello che è stato il periodo pre-unitario dell'Italia. E da qui poi l'adesione su questa battaglia, grazie al Comitato Non Lombroso, soprattutto al Presidente Iannantoni, di circa 140 città in Italia, tra cui ricordiamo la stessa città di Torino, Lecco, Val Madrera, Malgrado, quindi città del nord e città del sud, la stessa regione Calabria, la provincia di Catanzaro. E da questa, diciamo, nostra battaglia sono nate anche delle pubblicazioni. Ricordiamo una dell'Università di Padova da parte di un'antropologa dell'Università di Padova, la professoressa Milicia, che ha raccontato un po' la storia, ricostruito la storia, l'albero genealogico, quindi le origini di Giuseppe Villella. Assieme a lui una seconda pubblicazione fatta da uno storico locale, l'ingegnere Gefalì, e da ultima questa pubblicazione che racconta un po' tutta l'avventura da parte dell'ingegnere Iannantoni, le 100 città e del Museo Lombroso, che verrà libro che verrà presentato per la prima volta in Calabria il 23 gennaio proprio a Motta Santa Lucia. Di questo ne andiamo orgogliosi, perché con un piccolo centro è ribaltato un po' alla cronaca, che è stato promotore di un evento culturale, di una rivisitazione storica a livello nazionale, ma non solo, quindi, perché ha oltrepassato anche i confini dell'Italia. Quindi direi di sentire il parere dell'ingegner Iannantoni sulla identità di Villella. Giuseppe Villella è un contadino,
un bracciante, come si usava dire, probabilmente analfabeta, che viveva la sua vita normale a Motta Santa Lucia, in provincia di Catanzaro. E nel 1864 viene catturato in odore di legge Pica e mandato, probabilmente a livello di domicilio coatto, come decine di migliaia di altri meridionali, a Vigevano, nel carcere di Vigevano. Ma durò poco, perché aveva già 69 anni, e dopo pochi mesi spirò nell'ospedale di Pavia. Cesare Lombroso, che scrive appunto di aver conosciuto questo pseudo brigante, si convince che l'atavismo, anche se lo colloca poi nel 1870, l'atavismo criminale risiede proprio nel brigante calabrese. Ma sappiamo che poi Cesare Lombroso aveva tutta la sua storia, la spaccatura dell'Italia e il concetto della minorità del Mezzogiorno. Lo si capisce che lo fa di volontà, ma Giuseppe Villella, che si è sempre dichiarato innocente in ogni momento fino al momento della sua morte, in realtà non era che un contadino, non era che un bracciante. Dal momento, diciamo, della sua morte ad oggi sono passati tanti anni e oggi il Comitato Tecnico Scientifico Lombroso pone sulla persona di Giuseppe Villella un problema serio, che poi è il problema del razzismo. Giuseppe Villella viene individuato come eventuale, che poi non fece nemmeno questo, eventuale, palo, per usare un termine della malavita, durante una rapina in una masseria nei pressi di Motta Santa Lucia, dove furono derubati due capretti, tre ricotte e cinque pani. Ma lui fece il palo. Non fu lui l'artefice del furto, ammesso e non concesso. Noi sappiamo che non fu lui, perché in realtà Giuseppe Villella nacque nel 1795, mentre la persona incriminata di questo fatto, Gran Corte Criminale di Ferdinando II del 1844, era nato nel 1809. Ma tuttavia Cesare Lombroso individua in questo tentativo di azione criminosa, perché dobbiamo chiamarlo in questo senso, che tra l'altro poi fu liberato Giuseppe Villella da questa questione, l'atavismo criminale. Facciamo allora l'esempio di un altro criminale, un criminale bergamasco, che è tal Vincenzo Verzeni. Questo uccise decine di donne, se ne cibò delle carni come cannibale, ma naturalmente non fu incriminato come delinquente atavico. Ecco, vedete la differenza evidente in questo senso sulla aggressione proprio del Mezzogiorno, è voluta, è chiara, perché poi noi lo vedremo anche con Misdea, con il soldato Misdea che poi fu fucilato nel 1884. È chiaro che ci fa pensare in modo inequivocabile ad una riduzione del tessuto meridionale a livello di colonia. Avvocato, sindaco, chi era Cesare Lombroso? Prendendo spunto dalla sua stessa teoria della fossetta occipitale, era un criminale naturale, perché dopo la sua morte fu scoperta la stessa fossetta occipitale del cranio del Villella. Per quanto mi riguarda, invece, Cesare Lombroso, a mio avviso, era un antimeridionale. Sì, mi pare una buona proposta questa del sindaco Colacini, tanto è vero che il comune di Motta ha fatto causa al Museo Lombroso, eccetera, come abbiamo già sentito, e speriamo di uscirne, speriamo che il cranio del Villella possa un giorno, quando la magistratura darà ragione al comune di Motta Santa Lucia, tornare nella sua terra. E vediamo sempre qual è il parere di Domenico Iannantuoni sul Lombroso, chi era Lombroso. Cesare Lombroso era un medico condotto che poi si è specializzato anche nella psichiatria. È una persona molto ambigua nei suoi scritti, che sono tanti, di notevole fattura, si è interessato sostanzialmente di tutto. Del perché i preti si vestissero da donna, della gobba del cammello, la bicicletta come mezzo per delinquere, ma poi si concentrò sulla pellagra, contrastando anche Achille Sacchi, che aveva già scoperto che la pellagra
si diciamo, recuperava come forma di malattia attraverso la monoalimentazione del mais, e lui invece addebitò all'inacidificazione del mais. Insomma, comunque fu un gran confusionario, e nella sua percorso, nella sua storia, riuscì anche a trovare la logica della criminologia. Viene considerato, secondo me, molto negativamente e non correttamente come il padre della criminologia. In realtà questo Cesare Lombroso scopre in una testa di un calabrese, di un meridionale, e quindi nella logica della costruzione delle due Italie interviene pesantemente, e trova una fossetta occipitale. Questa fossetta occipitale, che risale ai carnivori, ai lemurini e così via, viene da lui individuata come prova dell'atavismo criminale. Naturalmente tutto falso, naturalmente viene sconfessato, e già all'epoca, diciamo, della sua morte, nel 1909, muore abbandonato da tutti e muore anche come spiritista. Noi sostanzialmente pensiamo che Cesare Lombroso sia stato piuttosto una persona invasata della sua cultura, e gli fu dato uno spazio enorme dai governi del tempo, perché era importante far nascere il concetto, quindi, della spaccatura dell'Italia e della minorità del Mezzogiorno, minorità che poi noi l'abbiamo vissuta con l'emigrazione, con le scuole chiuse e con una riduzione dei nostri fattori industriali che ci hanno portato all'impoverimento attuale. E salutiamo, cara Maria Grazia, cari telespettatori, salutiamo con piacere il sindaco Amedeo Colacino, sindaco di Motta, e lo ringraziamo vivamente per la sua presenza sottosopra e per quanto ci ha raccontato in merito alle vicende del brigante Villella e del Lombroso, nonché alla situazione di Motta Santa Lucia. Grazie, sindaco. Grazie a voi per l'ospitalità, grazie a STV, e saluto tutti i telespettatori. Quindi, i migliori auguri al nostro sindaco. Adesso è il momento di Terroni. Forse non tutti sanno che l'unico meridionale che ha goduto di un finanziamento di circa 5 milioni di euro da parte del Comitato per le celebrazioni del 150esimo dell'Unità d'Italia si chiama Antonio Villella, del quale da circa 140 anni il Museo Antropologico di Torino conserva il cranio, eccolo là. Il quale cranio è la prova provata che i meridionali, e infatti specie i calabresi, sono dei delinquenti naturali. Siamo proprio fatti così, ci viene spontaneo. Ma chi è illuminare artefice di questa scoperta? Eccolo là, Ezechia Marco Lombroso, Cesare di soprannome. Nasce a Verona nel 1835. La curiosità per i poveri, gli emarginati, i folli è presente sin dagli anni giovanili, quando medico condotto gira per le campagne lombarde distribuendo opuscoli stampati a proprie spese ai contadini vittime di pellagra. L'interesse per la delinquenza insorge nel 1864, osservando i tatuaggi dei soldati e le frasi oscene tatuate che distinguevano il soldato disonesto in confronto al soldato onesto. Il Lombroso capisce che il tatuaggio da solo non è sufficiente ad individuare il delinquente, e che è necessario il metodo sperimentale della scienza positivista. Nel novembre del 1872 il Lombroso sottopone ad autopsia il cadavere di Giuseppe Villella, contadino calabrese, brigante di 60 anni, Motta Santa Lucia, circondario di Catanzaro, condannato per ben 3 volte per un delitto insopportabile: furto di galline. L'analisi del cranio rivela un'anomalia
che Lombroso definì fossetta occipitale mediana, spazio normalmente riservato alla cresta occipitale. Se avete un calabrese vicino, toccatelo qua, qua dietro. Se notate l'assenza della cresta, ossia la fossetta, state attenti ai portafogli. Io ho detto, no, fate quello che fate. Ecco come Lombroso ricorda il proprio stato d'animo a quella scoperta. Alla vista di quella fossetta mi parve come una larga pianura sotto un infinito orizzonte, risolto il problema della natura del delinquente che doveva riprodurre ai nostri giorni l'uomo primitivo, giù, 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 sino ai carnivori. Lombroso si convince che l'anomalia non è presente negli individui normali, ma soltanto nei crani dei pazzi, e che criminali si nasce, delinquenti, pazzi, selvaggi, criminali, hanno tutti un'unica radice atavica. L'ormai famosissimo scienziato si trasferisce a Pavia, si interessa di cretinismo, una complessa situazione fatta di varia gravità, caratterizzata dalla presenza di un gozzo cistico e dall'arresto dello sviluppo fisico e della evoluzione intellettuale, che procura idiozia e nanismo. Eccolo là, eh. Trova in Piemonte il cranio del cretino. Purtroppo non vi possiamo mostrare la diapositiva del cranio perché il proprietario è ancora in circolazione. Vi mostriamo il proprietario. Ah! Eccola! Il padre assoluto della fisognomica definisce che i tratti facciali che si osservano più spesso all'esame del criminale sono asimmetria facciale. Inespressività del volto, pronunciato sviluppo della mandibola, leva, leva, che questo proprio vuota stomaco, eh. Sottigliezza delle labbra, ecco, c'è una casistica, ecco. Foltezza dei capelli, ecco, scusate una cosa, ma che cazzo te ridi, eh. Queste altre tipologie sono variamente assemblate a seconda del tipo criminale. L'autorevolezza del Lombroso è sempre crescendo. Nel novembre del 1892 il Consorzio Universitario di Torino istituisce il Museo Psichiatrico e Antropologico di Lombroso, finanziandolo con una somma straordinaria di 500 lire e l'impegno a versarne altri 1000. Questi sì che sono soldi spesi bene, eh? L'ormai in tarda età il pioniere conduce studi avveniristici in campi inesplorati. La notizia che si occupa di spiritismo è una bomba. Osteggiato dal mondo scientifico, si chiude in casa, si dedica allo studio degli acari, delle zecche, ma raggiunge traguardi insperati nell'osservazione del comportamento delle pulci. Abbiamo ritrovato un taccuino, vi possiamo raccontare un esperimento da lui condotto. Lo scienziato prende una pulce, gli strappa una zampa, lo mette sul tavolo, gli dice di saltare. La pulce salta ed egli annota sul taccuino: la pulce senza una zampa salta. Poi prende la pulce, strappa un'altra zampa, la ripoggia sul tavolo, dice di saltare. La pulce salta ed egli annota sul taccuino: la pulce senza due zampe salta. Prende la pulce, strappa tutte le zampe. Quando ha strappato l'ultima zampa dice di saltare: la pulce non salta. Ed egli, colto da illuminazione folgorante, annota sul taccuino: la pulce senza le zampe diviene sorda. Poi all'improvviso, all'età di 74 anni, il miglior fiore dell'ingegno padano morì. Dispose che il suo cadavere venisse meticolosamente dissezionato affinché la scienza potesse studiarlo. L'esame autoptico rivelò un'aggravata arteriosclerosi e la presenza di un gozzo cistico, indice di idiozia. Rivelò inoltre che il peso del cervello era notevolmente inferiore alla media
è contrassegnato da numerose pieghe di passaggio, segnali inconfondibili che per Lombroso e la sua scuola avrebbero denotato la tipica natura dell'alienato e del criminale! Mandibole, canini corti come nei serpenti, due zigomi sporgenti, lunghe arcate sopraccigliari, piedi prensili, sintomi del male, naso schiacciato, prognatismo, alito pesante, cretinismo, apatia, borsa, guanciale, la fotografia del meridionale. Si sa che il meridionale è sempre un po' meridionale, perciò ne cerco prova nella fossa occipitale, la mancanza della quale unita a sintomi del male, dove prova lor signori dell'origine ambientale del fregante criminale. Mesi caldi, delitti di passione, caratteri atavici tipici di mancata evoluzione. Del resto la barometrica e la canicola ormai si sa, influenzano sensibilmente le sorti della genialità. Il delinquente al caldo nasce, mattoide occasionale, e per la lex consecutio iaculatio originale ne deduco delinquente uguale a meridionale. E zecchia da Verona, ma ne avessi almeno mai azzeccata una, mi fa effetto che sei di su, ve lo dico anche in dialetto, ma vada via più Cesare, ma vada via più ordecco. A dispetto di quel dotto che io sono nel delitto, la fusione non amante, un fatto netto nel delitto, l'epilettica influenza il cervelletto. Il mio favello, il mio concetto, il mio pistillo, il confronto del primate e del terrone col gorillo fa sì che l'anomalia sia un arresto del cervello, un ventuglio d'un qualcuno, la mia teoria numero uno, per la quale terrone e gorillo è son meridionale. E zecchia da Verona, ma ne avessi almeno mai provata una, e la solita campana se la canta e se la suona. E zecchia, frate mia, esperto di fisiocranica, fragnologia, sai di tutto, sai di più, sui camagli e gli zeblù, ma vada via tu Cesare. Della nostra quarta rubrica Scandali, Mazzette e Cotillon. Per la nostra quarta rubrica Scandali, Mazzette e Cotillon abbiamo qui in studio il nostro nuovo ospite, il sindaco di Carlopoli, Mario Talarico. Salve sindaco, ci può un po' parlare della sua cittadina a due passi dalla Sila? Sì, intanto buonasera a tutti. Carlopoli è un piccolo centro dell'entroterra calabrese a pochi chilometri dal villaggio Mancuso, dal lago Passanti, e quindi da una delle zone più belle della Sila, incontaminate. Qualcuno ha detto nei pressi dell'area più pulita d'Europa, quindi il dottore Montanari ha tratto questa sua considerazione, e noi siamo fieri e orgogliosi di provenire da un luogo che fa dell'ambiente il suo cavallo di battaglia.
Sì, io sono stato a Carlopoli, ci sono stato più di una volta e posso testimoniare senza ombra di dubbio non solo della meravigliosa aria, ma anche del meraviglioso ambiente naturale. Però c'è stato e continua a esserci probabilmente per il futuro un incombente pericolo. Perché, cari telespettatori, lo Stato italiano ha deciso di incentivare economicamente alcune attività per la produzione di energia. Mi riferisco per esempio alle centrali a biomasse, oppure anche alle paleoliche o ad altre cose. E adesso, prima di parlarne diciamo più approfonditamente, voglio chiedere al sindaco di Carlopoli che cosa è successo recentemente da quelle parti. Praticamente noi abbiamo avuto due esperienze abbastanza recenti, comunque nel mio primo mandato da sindaco, riguardano un progetto di centrale biomassa nel comune di Panettieri e un secondo progetto di centrale biomassa nel comune di Solbo San Basile. Purtroppo sono situazioni preoccupanti e allarmanti, perché parliamo di centrali abbastanza grandi per il territorio di riferimento e sicuramente non possono essere sottovalutati in termini appunto di impatto ambientale e di salute e di conseguenze negative soprattutto dei cittadini. Quindi, ecco, voi a un certo punto avete avuto la necessità di difendervi da questa azione. Che cosa è successo esattamente? Praticamente noi siamo venuti a scoprire, insomma, per caso che c'era questo progetto di centrale biomassa quando già era abbastanza avanzato il procedimento amministrativo. Abbiamo subito fatto istanza alla Regione per poter essere invitati alla conferenza dei servizi. E per far questo abbiamo dovuto puntare su una legge che tutela gli interessi collettivi. Quindi noi, in quanto comune limitrofo, sia il comune di Panettieri che il comune di Solbo San Basile, abbiamo preteso di essere invitati per esprimere anche noi il nostro parere. E in fase di conferenza di servizio ovviamente abbiamo potuto fare le nostre considerazioni, far valere i nostri diritti e abbiamo però coinvolto tutta la cittadinanza affinché ci fosse un processo di decisione condiviso. Con una delibera di consiglio comunale abbiamo quindi espresso la nostra contrarietà alla centrale biomassa e la nostra convinzione che l'ambiente vada salvaguardato da tutti questi progetti e queste speculazioni che spesso vengono messe in atto soltanto per arricchire qualcuno, sostanzialmente. Nulla portano di vantaggio per la popolazione locale né per l'ambiente, bensì sono privati che investono in posti particolarmente belli, purtroppo. Come dicevamo prima, qualcuno autorizza, qualcuno incentiva, parliamo di certificati verdi, quindi c'è un interesse economico e noi siamo praticamente contro questi progetti. Ma ecco, che logica c'è, Maria Grazia, cari telespettatori, cioè qual è la logica di questo tipo di attività? Perché un'azienda va a proporre al comune di Panettiere, al comune di Carlopoli, oppure un comune piccolo, insomma, in un ambiente naturale così ricco, così bello, va a proporre la creazione di una centrale a biomasse che, ricordiamo ai cittadini, pare che faccia male. Il perché, appunto, perché un'azienda del nord, perché solitamente sono aziende del nord che vengono fuori questi progetti, decidono di investire nell'entroterra, laddove si parla di filiera corta, però anche il PSR regionale dice che non vi sono risorse sufficienti per alimentare altre centrali a biomasse. D'altronde anche la Marciagaglia ha i suoi problemi, ha avuto i suoi problemi in fase di dismissione e quant'altro. Quindi quello è il primo campanello d'allarme. Dopodiché sappiamo che dalle biomasse si sprigionano le nanoparticelle, perché non esistono filtri in commercio tali da poter trattenere queste particelle, di conseguenza la salute dei cittadini è a rischio. Tutto parte da una proposta solitamente che viene fatta ai comuni, ne ho portato alcune qui nel mio fascicolo, nell'archivio personale. Una proposta che invoglia i comuni ad accettare questi progetti dietro versamento di una cifra che poi può essere spesa dal comune per tamponare tante emergenze. Siccome non sono comuni poveri, spesso e volentieri qualche amministrazione, per carità, anche in buona fede può succedere, ci casca. Una volta che c'è cascata, però poi dopo si avvia tutto un iter che è controproducente, sia per l'amministrazione di quel paese che per tutto il circondario. Nel caso delle nanoparticelle sappiamo che riescono ad arrivare a distanze molto elevate e quindi compromettono tutto un intero territorio. Questo è il motivo per cui noi siamo contrari alle centrali biomasse. Insomma, alla fine, cari telespettatori, cari amici di Sottosopra,
succede una cosa abbastanza strana, cioè i comuni vengono privati delle risorse, specialmente se piccoli, la capacità contributiva è ridotta perché la popolazione è ridotta e quindi a fronte di questo lo Stato invece pare che favorisca e vada a incentivare la costruzione di queste biomasse. Soldi non te ne diamo, però in compenso ti diamo delle belle centrali inquinanti, così ti roviniamo non solo la salute ma anche l'ambiente in cui vivi. Si parla anche di eolico in questo periodo. Sì, intanto, giusto per concludere il discorso delle biomasse, apparentemente abbiamo avuto una lotta con questa Bioenergia Investimenti che proponeva una centrale di 14 megawatt, che è qualcosa di sproporzionato, di assurdo per le dimensioni e per il fabbisogno. Si parla di circa 140.000 tonnellate all'anno di legna. E allora si ragiona in termini di filiera corta, la domanda nasce spontanea: dove viene reperita questa risorsa di legno? E quindi già di per sé è inadatta per il territorio in cui viene progettato. Per quanto riguarda la centrale di Sorbo San Basile, invece siamo scontrati con Lance Power, che è un'altra di queste illustri società, che proponeva un impianto di intorno a 4,5 MW, anche quella gestione totalmente privata. Quindi di pubblico non c'è nulla, non c'è neanche il potere del controllo dal punto di vista pubblico e di conseguenza noi abbiamo dovuto anche lì affrontare una lunga battaglia. Sembra che entrambe sono state al momento fermati i procedimenti amministrativi, anzi addirittura quella di Panetti sicuramente non avrà più nessuna possibilità di esistere. Un altro problema che attanaglia le aree dell'entroterra è l'assalto per quanto riguarda l'eolico. La nuova battaglia infatti proprio contro il parco dell'eolico sul Reventino, dove nasce questo parco che sarà un ulteriore brutto esempio di come si possa sfruttare in negativo il nostro territorio. Abbiamo già un esempio di pale eoliche sulla zona di Cortale, Maida e quant'altro. Lo stesso scempio si sta riproponendo qui su Reventino ed ecco che i comuni sono già allarmati insieme ai comitati ambientalisti, forum ambientalista, per contrastare anche quest'altra scellerata idea. Quindi l'ambiente è sotto attacco, l'ambiente del sud è sotto attacco. Tenete presente, cari telespettatori, che la Calabria è esportatrice di energia elettrica, quindi semmai non dovrebbe più produrne. E se proprio la vogliamo produrre, probabilmente ci converrebbe produrla col sole, immagino. Certo, la Calabria ancora una volta è una terra che viene fatta oggetto e bersaglio da parte di chi intende speculare e intende portare via delle risorse, a noi preziose, in questo caso addirittura ci stanno prendendo la nostra aria, per poi speculare. Beh, io direi che tutte queste decisioni, cara Maria Grazia, caro Sindaco e cari telespettatori, vengono prese a Roma probabilmente, insomma c'è qualcuno che ci lavora notte e giorno, non sa come uscirne, no? Ci sono gli inciuci, gli accordi, le lobby e poi quelli che pagano sono i cittadini in termini di salute, in termini di eccesso di tasse. Quindi io direi che possiamo mettere la nostra puntina rossa su Roma, anche se non riusciamo a quantificare il danno, ma d'altro canto è tutto così perfettamente legittimo, tutto così perfettamente congegnato in maniera assolutamente quasi perfetta, non resta l'estrema difesa che questi valorosi sindaci fanno a fronte del loro territorio. Quindi noi invitiamo tutti i sindaci a seguire l'esempio dei nostri sindaci più coraggiosi nel opporsi strenuamente allo scempio dell'ambiente. E a questo punto, Maria Grazia, adesso cosa succede? Parte la nostra quinta rubrica Compre Sud, e seguita dalla clip Ho visto Corazzo. Yes, terminans clausulum,
Cari amici di Sottosopra, siamo in compagnia del sindaco di Carlopoli, Mario Talarico. Adesso che abbiamo visto la nostra prima clip su Corazzo e abbiamo ben capito come mai il sindaco di Carlopoli e i sindaci dei paesi limitrofi non vogliono che vengano costruite centrali a biomasse o il parco eolico e quant'altro. Quindi effettivamente a Carlopoli ci sono queste bellezze monumentali. Cosa ci può dire, sindaco, dell'abbazia? Beh, l'abbazia, avete visto dalle immagini, parlano da sé, insomma. Si tratta di un complesso molto importante, un complesso monumentale che le cui rovine sono ancora attualmente visibili e fanno ancora bella mostra di sé. Parliamo di un'abbazia dell'anno 1000 in cui fu abate Gioacchino da Fiore, quindi molto importante anche per il lustro che diede non solo a Carlopoli ma anche a tutto il circondario. Non a caso all'epoca lì in quella valle accanto a Fiume Corace era quello il fulcro dell'economia e dello sviluppo sia economico che culturale di tutto il territorio, con dei possedimenti terrieri che andavano fino alla costa, quindi sicuramente ha avuto un importante valore culturale, storico ed economico, tale da influenzare tutto il territorio. Ad oggi vediamo soltanto l'ultima parte dell'abbazia, perché purtroppo poi in seguito a diversi terremoti ha subito ingenti danni. Però ripeto, già quello che oggi è visibile rende l'idea di quanto fosse maestosa e importante l'abbazia al tempo. Pare che Gioacchino da Fiore sia stato citato recentemente anche da Obama, quindi Obama lo sa e noi forse non lo sappiamo, e magari c'è gente che in cima all'abbazia di Corazzo pensa di mettere una pala eolica, ma noi ci opporremo strenuamente insieme al sindaco. C'è una grande spiritualità a Corazzo, è un posto veramente magnifico, veramente bello, e il comune di Carlopoli si sta dando molto da fare per valorizzarlo e per valorizzare anche un certo tipo di turismo, immagino. E adesso, cari telespettatori, vi facciamo vedere delle riprese veramente spettacolari. We'll be right back.
Cari telespettatori, avete visto queste splendide immagini dall'alto dell'Abbazia di Corazzo, un luogo che ispira veramente le persone alla spiritualità. E con noi c'è il sindaco di Carlopoli. Quali sono i progetti presenti e futuri sull'Abbazia di Corazzo? Beh, intanto abbiamo visto queste immagini bellissime riprese da un'angolazione un po' singolare. Anche noi che viviamo nei pressi dell'Abbazia non abbiamo mai visto le immagini e le mura riprese dall'alto. Devo dire che è veramente uno spettacolo mozzafiato. Per quanto riguarda l'Abbazia e l'amministrazione comunale, ci siamo impegnati per la sua valorizzazione. In particolar modo nei primi 5 anni del mio mandato amministrativo abbiamo creato un progetto, il progetto Gedeone, che ha fatto sì che finalmente l'Abbazia potesse essere conosciuta e propagandata a livello nazionale. Abbiamo partecipato infatti alla campagna del FAI, siamo stati secondi in Italia, primi in Calabria. E questo ha dato una grande risonanza, ci sono un bel faro sull'Abbazia. Il progetto Gedeone, che ormai va avanti da qualche anno, coinvolge persone con disabilità mentali in un progetto che non è meramente turistico, bensì da un valore molto più etico e sociale, perché impiegare persone con disabilità mentali in lavori manuali, agricoli e quant'altro, sicuramente oltre alla valorizzazione dell'Abbazia rende il tutto un po' più etico, un po' più bello. Quindi, cari telespettatori, questa è la rubrica Compra Sud, ma Compra Sud non significa soltanto prodotti enogastronomici, prodotti industriali, ma significa anche il prodotto territoriale, cioè quello che noi, la Calabria, riusciamo a offrire in termini di bellezze ambientali e monumentali. Ma sindaco, se uno vuol venire a visitare l'Abbazia, per esempio, no? Come può fare? Si rivolge alla Proloco? Come funziona? Allora, intanto c'è da dire che l'Abbazia si trova in una posizione strategica perché è equidistante da un po' tutti i comuni limitrofi, quindi da Bianchi, Soveria, Serrastretta, San Pietro Apostolo, Cicala, Decollatura, Carlopoli, è equidistante. Dopodiché, sia tramite i social network, c'è questa pagina del progetto Gedeone, oppure tramite il sito del comune, sono i recapiti che possono poi dopo essere utilizzati per fissare delle escursioni. Stiamo accogliendo in questo periodo tante scuole da tutta la parte della Calabria, alcune anche che vengono dall'estero. Abbiamo addirittura fatto un gemellaggio con un liceo che dall'estero farà delle traduzioni in tedesco delle nostre guide turistiche, perché abbiamo realizzato anche delle guide turistiche con l'amministrazione comunale che spiegano sia la gastronomia, ma in particolar modo le risorse monumentali del territorio, e tra queste appunto la più importante, che è l'Abbazia di Corazzo. Cari telespettatori, allora non resta che mettere in programma un bel viaggio all'Abbazia di Corazzo. Ne vale la pena di vederla, vale la pena di starci, di sentire l'aria, e sicuramente uno ne trarrà un grande beneficio dal punto di vista anche e soprattutto spirituale. Potete prendere i contatti, così come ha spiegato il sindaco. Ma adesso è venuto il momento di lasciarci, è venuto il momento dei saluti. Ringrazio il sindaco Mario Talarico per essere stato con noi. Sono io che ringrazio voi per l'invito e vi aspetto insieme a tutti gli spettatori a fare visita a Carlopoli, in particolare all'Abbazia di Corazzo. Un arrivederci ai nostri telespettatori, alla prossima puntata. Centro assistenza pneumatici Giogodino. Pneumatici delle migliori marche all'ingrosso e al dettaglio. E oggi Giogodino è anche centro revisione con strumentazione tecnologica all'avanguardia. Centro assistenza per revisioni, convergenza, equilibratura, montaggio e smontaggio gomme, servizio stoccaggio gomme invernali ed estive. Affidati alla professionalità, alla competenza e alla cortesia del personale altamente qualificato di Giogodino. In via Arturo Perugini 8 alla Mezzia Terme, telefono e fax 0968 46 34 39. Basta con la migrazione sanitaria. Finalmente anche al sud è prossima l'apertura di un centro per la cura dei disturbi dell'alimentazione. La struttura si trova nella splendida cornice di Santa Domenica di Ricca di Tropea, di fronte alla stazione.
vanta spazi funzionali ed accoglienti, anche per attività all'aria aperta, in un clima di tranquillità e riservatezza. Il percorso di cura è affidato ad un team formato da professionisti qualificati e specializzati. Ogni nostro paziente beneficia di programmi intensivi e personalizzati, calibrati sulle sue esigenze mediche e psicologiche. La vita è un insieme di luoghi, di persone che scrivono il tempo, il nostro tempo. Alla fine una sola cosa è quella che conta. Stare insieme. Mediterraneo è una collana sul mare, come il mare si muove dentro e non sai bene dove. È una donna libera e no, non la puoi tenere, come marinai ti può sfuggire quando vuole. Mediterraneo è l'arte degli artigiani e mia madre che ha visto bucanieri e saraceni. Più antica di Roma e nemmeno Roma la tenne nel sacco. E la storia d'Italia magari vista dal di sotto, o forse una nave che non prende porto ancora. Mediterraneo vola, Mediterraneo. Su ogni pietra scolpita, Mediterraneo è un eroe sul delfino, un irlandese che diventerà patrono, terra di Paisiello, Federico e dei D'Aquino. È un ponte sul mare fra il tuo cuore e il mio.